Due sono le cose che amo di più fare nella vita. La prima è lo sport, mi piace farlo tutti i giorni, sempre, ogni giorno, qualsiasi sport, o quasi. La seconda invece è una cosa senza la quale letteralmente non vivrei, ovvero mangiare. Infatti adoro mangiare e adoro mangiare le schifezze nello specifico. Sono passati 3 mesi dal video in cui mangiavo la pizza gigante, avevo detto che sarei tornato e oggi finalmente ci riprovo. La scorsa volta mi sono fermata a 2760 calorie, ma stavolta ho giocato d'astuzia. Infatti ieri ho consumato 3000 calorie e ho mangiato molto meno e oggi non ho ancora mangiato niente, sono le 10 di mattina e ora faccio una corsetta così poi sono bello affamato. Finito adesso la corsa, ho fatto solo 5 km perché le tibie mi fanno ancora malissimo. Sarà un problema da risolvere in seguito questo, però ho un botto di fame, quindi tutto a posto. Oh, ho fame! Ho famissima, mi faccio una doccia e volo a cacciare il cibo. Grissimbo. 12 seconds later. E per questa giornata di sgarro ho deciso di venire per la prima volta nella mia vita al Burger King. Sono molto curioso di alcune cose che hanno nel menù che sono un po' diverse da quelle del Mac. Vediamo come va. Ciao, potrei avere per favore un Bacon King? Patatine, anelli di cipolla, piccini cheese bites, crown caramel soufflé. Ho speso 21,20€. Il cibo è qui. Ora volo a casa che ho una fame incredibile e se non si fredda. Dopo ore di preparazione, ore di allenamento e di digiuno, infatti non ci vedo più dalla fame, finalmente ci siamo. Eccoci, il mio sgarro definitivo e finalmente provo il Burger King. Oltre ad aver comprato questa roba qua, ho anche fatto un frullato con gelato, Nutella, biscotti, qualsiasi cosa. Per aumentare un po' di calorie perché eravamo un po' bassi. E ora, finalmente, si comincia. Un'ora di tempo, 3, 2, 1. Via. Cominciamo dalla versione del crispy di Burger King. Devo dire che non è male. Invece della salsa crispy c'è maionese e ketchup, il bacon è un po' meno croccante di quello del Mac, quindi forse questo è un punto a sfavore. Non c'è niente di meglio della coca. Niente. Sono curioso di provare le patatine, che io adoro quelle del Mac e voglio vedere quelle del Burger King se sono all'altezza. Invece questi, che sono gli anelli di cipolla, il Mac non ce li ha e quindi sono curiosissimo di vedere come sono, perché in Italia non li ho mai mangiati, li ho mangiati solo una volta nella mia vita ed ero in America. È inutile, tutto ciò che c'entra con la cipolla è devastante. Allora, il punto a favore rispetto al Mac è che questo è molto più grosso anche del Grand Crispy, però la salsa crispy e il bacon più croccante fanno sentire la loro mancanza. Ecco, questi invece mi incuriosivano tantissimo, sono i chili bites, una cosa del genere. Dovrebbero essere palline di formaggio fritte con dentro il peperoncino. Molto, molto buoni questi. Queste sfiziosità si fanno un po' mancare al Mac, se devo essere sincero. Io queste palline le adoro. Piccante al punto giusto, belle formaggiose, croccante fuori. Morso dell'hamburger del Burger King. Ora mi addolcirei un pochino usando il soufflé che ho preso al Burger King, che è cioccolato e caramello, deve essere molto buono. Proviamolo. Devo dire molto molto buono. È una crema di cioccolato misto a caramello salato in un tortino al cacao, devastante. Anche questo molto buono. Tortino sparito. Andiamo avanti. Comunque non c'è cosa migliore che allenarsi tutta la settimana, spaccarsi in palestra, andare a correre e poi, pam, fine settimana, sgarrare come dei maledetti. E ho sentito che passare dal dolce al salato può aiutare a mangiare di più perché non ti annoi di sempre lo stesso gusto, sempre tutto dolce o tutto salato. Infatti, sto saltando da salato a dolce, da dolce a salato. Questo è pazzesco, ragazzi, pazzesco. Gelato alla panna, Nutella, Oreo. È devastante il latte, ovviamente. È devastante.
Ci sono anche i pezzettini di Oreo dentro. Sono un artista. Aiuti, sono un artista del cibo, dello sgarro. Devo finire le palline di formaggio e gli anelli di cipolla. E poi abbiamo solo dolce, quindi dobbiamo amministrare bene per evitare di andare in eccesso di zuccherosità. Potrebbe sembrare che io cominci a essere in difficoltà, ed è vero. Però certamente non mollo qua, anche perché devo assolutamente battere le 2600 calorie della scorsa volta. Quindi andiamo avanti con questi Oreo doppio strato di vaniglia che ho anche messo qua dentro. Ok, sono ufficialmente a metà, mi manca mezz'ora. Il salato è quasi finito, invece il dolce ce n'è ancora un sacco. Sarà veramente duro arrivare in fondo, ma non si molla. Dopo una breve pausa di riflessione ho capito che non riuscirò a mangiare questi due, non ci riuscirò, e quindi punterò a finire questo, questi, e asso nella manica questi, che sono 250 calorie facili. Riprendiamo. Mancano 12 minuti, ho due Oreo e due anelli di cipolla e questo, poi basta, ce la posso fare, ho un bisogno da fare ma non ho tempo di farlo, quindi posticiperò. Ultimo anello di cipolla, sono pienissimo. Oh. Finito, anche lui. Niente, continuo a essere dell'idea che io non sono fatto per mangiare così tanto. Ho finito che mancano 50 secondi, quindi posso anche azzerare. Alla fine la tecnica di stare a digiuno e fare allenamento ha funzionato, ha pagato, perché nonostante la tanta fatica sono riuscito ad arrivare a 4054 calorie, che quindi sono molto più della volta scorsa. Veramente ho il cibo qui. Penso che dovrò fare 20 km di passeggiata per digerire tutte le schifezze che ho appena mangiato, ma prima vado a collassare sul divano. Ciao! Dopo 2 ore con la finestra aperta c'è ancora una puzza di fast food qua dentro, penso che si sia impregnato sulle pareti. Anche Luis probabilmente ormai adesso puzza di fast food. Maledetto Burger King!